ragazzi, non potete capire. Il vlog che uscirà settimana prossima fa spattaccare da ridere, secondo me è un'idea molto molto forte. Però benvenuti in questo nuovo vlog, ragazzi. Prima di tutto devo presentarvi la mia giornata fatta in pista a Misano col team di Lucio Cecchinello Racing LCR, dove abbiamo avuto l'onore di guidare delle moto pazzesche. Ovviamente io sono un pilota Honda e lui ha a disposizione le Honda. Honda mi ha messo sotto le chiappe un CBR 1000 RR SP con le gomme stradali, ma comunque una moto pazzesca. Aveva specchietti e targa, ma tutto il resto veramente una moto che andava come un razzo. Prima volta in pista per me di tutta la vita, quindi non ho mai messo la tuta di pelle, non sono mai andato a buttare giù il ginocchio. Prima volta ovviamente in pista a Misano, una pista in Romagna assolutamente stupenda, un po' mossa, con poco dislivello ma con delle belle curve da raccordare. Che vi posso dire? Che ho messo giù il ginocchio al primo turno, ma guardatevi tutto il vlog e poi mi dite come è andata la giornata in pista. Bella, cheers! Raga, per il vlog Nasca, spostati uno, ciao! Azione. Questa è la moto CBR 1000RR RSP, preparata pour moi, caschettino cabuto fa paura, il box è quello di Lucio Cecchinello Racing e tra un po' arriva il mio turno, non sono neanche agitato. Peps, abbiamo messo una GoProina qua. Non so Nasca cosa direbbe, però secondo me inquadra il giusto. Vediamo se gli do abbastanza gas, se passo qualcuno e che succede in pista. Fai paura! Che figata! Thank you.
Aspen. Bellissimo, non riesco più a scendere. Ma che bello. Raindrop, sono uscito dal secondo turno che ho fatto gruppo A, gruppo B. A sono quelli lenti e B sono quelli veloci. E ragazzi, best lap time, poi vi passo lo screenshot. 1.55. Pensavo di scendere sotto il 50, mi mancano solo 5 secondi, se taglio due curve ce la faccio. Comunque mi sto spaccando, bellissimo, saponato di brutto, cioè bello e basta, veramente, veramente bello. La moto va che è un caccia, cioè va da sola, entri lungo, t'attacchi e freni, curva, solo che sul finale ha iniziato a avere un po' di chattering, di chattering al posteriore, mi sgitava tutto. Comunque i ragazzi si stanno comportando molto bene, mi sto divertendo di brutto. Questa qui la lascio in quelle termocoperte perché le accendono solo stasera. Il look di questa, assurdo, assurdo. Però la mia bella. Devo dire che pensavo super standard, in realtà è già l'SP, è quella super, super bella. E boh, una bomba. Una bomba. Allora, Peps, abbiamo qualche giro in GoPro. Ho forzato, ma più di 55 non sono mai riuscito a fare, perché comunque forzare chiede di guitarra tondo, come direbbe il nostro amico Gragotto. Comunque bellissimo, sto forzando, sto limando per bene, però devo essere più morbido, sono un po' stanco, sto aggredendo la pista, non va bene, non va bene, non regno. Adesso facciamo ancora una manche tutti insieme, poi andiamo a cena perché sono bollito, non so quanti giri fare. Spero che il videomaker abbia fatto un po' di video cool per vedere le pieghe, le robe. Non sono sceso sotto il 55, penso, ma secondo me è onesto, perché comunque vabbè, l'SP vola, però le gomme sono stradali e la prima volta in pista, la prima volta a Misano, un bellissimo giorno in pista, tutta un'altra cosa. Devo imparare a sbatterla giù più forte, però mi è piaciuto un botto. Adesso mi raccomando, iscrivetevi al canale del tubo di Fontana Pro Rider, questo è il nostro uomo, dopo gli ruberemo un po' di riprese, un po' di ruberi. E ci vediamo sul prossimo vlog. Io sono cucinato perché una giornata in pista non è affatto easy. E niente, grazie mamma onda perché mi hai fatto scassare anche oggi. Bella voce, girls.